cari quadisti, eccoci per il giro conclusivo. Vediamo Van Grisen e vediamo Martin Liska che stanno facendo una gara di controllo per la quinta posizione. E Paul Holmes si sta lamentando con i box, dice: sto tenendo duro ma faccio quello che posso. Probabilmente i problemi sono abbastanza grossi. E vediamo il passaggio all'ultimo giro per il dominatore di giornata, un pilota che dimostra sul campo di essere per questo 2012 il numero uno in Europa e probabilmente anche il numero uno al mondo, coadiuvato da un mezzo Can-Am ufficiale che sicuramente non gli fa mancare niente per il risultato di giornata. Grande Jeremy Vergnat, saluto al pubblico. Ha veramente staccato tanto Stefan Schreiber, che anche lui con tranquillità non vuole rischiare, non vuole far prendere botte al mezzo, si accontenta della seconda posizione. E vediamo, aspettiamo Amerigo Ventura, l'ultimo giro di Amerigo Ventura, e anche Tony Sousa Borgia che sta concludendo in terza posizione, anche lui con grande tranquillità. E vediamo un Van Grisen che sta tenendo, è arrivato veramente a ridosso della terza posizione, ormai già tagliato il traguardo. Jeremy Vergnat prima posizione, Stefan Schreiber seconda posizione, Tony Sousa Borgia terza posizione. Veramente un leone, veramente una certezza. Vedete la contentezza di Tony che saluta con rispetto gli altri concorrenti. Grande Tony. Signori, dal Fero, da quadisti.it, attendiamo l'arrivo di Amerigo Ventura per le fasi finali dell'arrivo e di Mattia Torraco, che sono, ecco, vediamo Paul Holmes, purtroppo per Andrea Cesari, purtroppo per Nicola Montalbini, un ritiro a metà gara. Andrea Cesari ha comandato i primi giri di gara, Nicola Montalbini manteneva stabilmente il terzo posto. Poi non li vediamo ancora arrivare. Vero, il risultato, vediamo l'arrivo di Amerigo Ventura e di Mattia Torraco, i due piloti italiani in gara. Ricordiamo che il team italiano in gara che è in quad, terzo posto di gara 2 con Tony Sudovoce. E vi stacco comunque presente. Ecco Andrea Cesari che è riuscito a concludere la gara pota a pota, ma portando a casa punti preziosi per l'europeo. Ed ecco il salto conclusivo di Amerigo Ventura, grande primo pilota italiano. E aspettiamo il salto di Mattia Torraco che dovrebbe concludere la manifestazione. Concluso, via. Signori, un saluto dal Fero, da quadisti.it, gara 2 europeo quad cross in Italia, San Severino.